Ciao Tiziana e Tonina, bentornate al Tai Chi online, al corso. Quindi facciamo la posizione iniziale Zhang Zhuang today. Come adagiare. Abbracciare un albero, la schiena rilassata, il chi del Dan Tian, possiamo respirare la posizione Dan Tian. Quindi per fare la respirazione del Dantian si mette una mano, tre dita sotto l'ombelico, una mano, tre dita sopra, si va a rilassare la schiena con la respirazione, perché quando facciamo la posizione sentiamo qua che dilata lo psoas, scende. Rilassa la schiena. Questa posizione è perfetta per chi usa la macchina, il camion, per rilassare la schiena, che è uno dei principali fattori dello stress quotidiano. Quindi quando andiamo a rilassare tramite la respirazione nel dantiere, andiamo a aprire psoas e rilassare tutto il sistema, poi andiamo in posizione Zhang Zhuang, cioè abbraccia l'albero. E possiamo usare la visualizzazione come nella foresta di bambù potrebbe essere, o nel fiume, nella spiaggia, decidiamo noi il nostro posto dove poter concentrarci sulla nostra igiene, salute e zona comfort nella vita quotidiana. È questo che ci insegna il Tai Chi Chuan. Noi pensiamo che dobbiamo avere una poltrona, un massaggiatore. Col Tai Chi possiamo imparare l'arte dell'automassaggio. Quindi se abbiamo il problema alle ginocchia, andiamo a fare una rotazione, una specie di massaggio. Iniziamo con uno dei principi principali del Tai Chi Chuan. Cioè, pensiamo che tutto il sistema funziona come una molla. Andiamo nella posizione Wave Hand. Quindi da qua possiamo ritornare nel cuore. Andare via la tensione che ho nel cuore e aprire. Da qua, seconda posizione, la palla del Chi. Possiamo fare anche posizione
posizione classica, riding horse. Una volta che miglioriamo posizione, otteniamo un rilassamento. Mandiamo via un po' di stress. Possiamo, con la pratica costante, imparare l'arte dell'equilibrio che ci insegnano. Zhang Zhuang. L'arte del Tai Chi è molto difficile, non è per tutti. È come paragonato al violino. Che, diciamo, oggi è una lezione già più avanzata, perché possiamo dedicare ogni giorno 5 minuti del nostro tempo alla nostra pratica, perché non è l'etichetta che ci mettiamo noi, ma è la nostra pratica, perché il mondo funziona così, ci vuol dare un'etichetta, invece noi dobbiamo trovare una pratica costante che ci metta nella strada giusta per il nostro equilibrio e salute. Quindi una buona giornata. Alla prossima.